un click, pecora, vai, è logico, compact. Vai pecora, stai diventando bravissimo. Devi andare a Gavignano? Sì, lontano, no? Però con l'auto. Canta lupo. C'è un lupo che mangia la pecora, più l'ottagono. Ok? È chiaro? Questo è il giardino della memoria, ragazzi. Vediamo. Uno, due, piramide. Obelisco. Canta lupo, piagna la pecora. Vedi dove passa quella macchina? Piramidi viste dall'alto, no? Gli angoli. Ci troviamo in un punto X. Sperduti lontani dalla civiltà. Salve, buongiorno. Senti, siccome è la prima volta che vengo qua, non conosco bene il posto, ma praticamente lì partono dei sentieri. La fiammella di Lucifero è sempre accesa, ragazzi. L'ottagono e i lupi. I poveracci che sono morti e continuano a morire. Ce l'ho, però io comunque chiedo sempre alla gente del posto perché non si sa mai, no? Tipo. Cioè, sul cellulare o. C'ho praticamente l'applicazione che praticamente c'ha tutti i tracciati, no? Cioè, di Ranger, Horus e qualcosa. Questo si chiama OpenStreetMap. Io di solito quando vedo il piccione mi dà proprio fastidio il piccione, quello alfa. Quello nuovo che va tutto. E comincia a rompere le palle. Alle femmine, no? Boh, arrivi giù al fosso, da qua. Ok. Passi una catena. Per caso c'è stata qualche fontanella, giù? Qualcosa dove riempire la bottiglia? Te l'ho dato io la bottiglia d'acqua. Cioè, sta zitto, è buona. Purtroppo quello che per noi può significare Madonna, rappresenta invece tutt'altro, per chi ci controlla. Ma Horus non ce l'hai. Horus non l'ho mai sentito, sarebbe una specie di Tom Tom? Prendo un attimo il cellulare. Guarda, non ti voglio disturbare. Non c'è problema. Se vuoi puoi venire subito, io fo anche un caffè, se vuoi ti faccio vedere. Guarda, se non ti creo problemi. Poi comunque no. Se io, diciamo, avessi il potere, per esempio, per, che ne so, fare in modo che questi maschi non rompano le palle, per esempio, da quel punto uscirebbe fuori un piccione che non è naturale. Well, yeah, look, the hammer's the little one, you know, I'm gonna fight. That's like humanity as well, you know. Come per esempio quello che abbiamo fatto, l'orrore che l'uomo ha fatto per esempio con i cani, accoppiandoli un po' a suo piacimento, no? Quello è tortura pura. Ci sono cani che non riescono proprio, hanno problemi fisici veramente, ma solo perché l'uomo ha voluto così, loro soffrono, no? Allo stesso modo, chi è il nostro breeder, quello che accoppia questi animali oggi? Molto curioso questo obelisco. E attenzione perché c'è as above, so below. Quindi qui c'è l'obelisco as above, con la palla che indica la dominazione di tutto il mondo. E poi qui ai lati ci sono queste piramidi. Oh, guarda che forma che hanno scelto, invertiti. Chi è che forma questo animale uomo oggi? Vediamo i segnali che ci indicano che si tratta di costruzioni massoniche, non cristiane. Questo qua è un obelisco, ok? Da una parte e dall'altra. Si vede che è ottagono? No. Try it. Google Earth. Noi ci hanno fatto vedere la terra sferica. Però qualcuno dice che è piatta. Ah sì. Non è convincente. Io solo una cosa non riesco a. Nel senso che se uno sente quello che dicono loro, praticamente ci sono tante cose. Che ti mettono in dubbio la cosa, però l'unica cosa che devo ancora capire come lo spiegano è il fatto che il sole rimane della stessa grandezza sia a mezzogiorno che quando se ne va. No, è sferica, non ci sarebbe neanche la forza di gravità, no? Se fosse piatta, la forza di gravità guarda da tutte le parti più o meno, insomma. Vabbè, se uno pensa tipo, mettiamo, io sono un programmatore, no?
faccio per esempio un programma dove la forza della gravità decido che sia che tira dall'alto, tipo, per dire, no? Ce la posso fare come mi pare. This is the aristocracy, folks. That's why they have the lion as their symbol. Comandano tutto loro. Ecco perché mettono ste corone qua, e sti leoni, e ste piramidi. Perché se passano i lavori fra di loro, comandano loro, comandano. Octogon qua, Oriolo Romano. Giusto per capire chi comanda anche qui. Very creepy, very creepy. Si nutre di sangue. Chissà quale sarà la storia ufficiale. Ecco, vediamo qui. C'è il cavallo. E beh, siamo in mezzo a gente importante qua, eh. Mica niente. Segui quella strada, poi arrivi, tra l'altro che c'hai bestie, che è mio zio. Là. Lì magari ci stanno qualche cane. Sì, sta qualche cane. Pure qui ci stanno sempre i cani, perché stanno con i capri. Ma però sono buoni. Sì, ma non... Basta che cammino. E poi due, i cani, basta che ti fanno strillo e poi ci porti il bastone. Nessun cane deve addosso. Queste sono le firme loro. Non è un caso, ragazzi, non è un caso che fanno il triangolo all'entrata sempre. Non è un caso che fanno le aperture anche triangolari, eh? Oh, you stupid beast. The nobility. Hey, go on, get out. Go on. Don't try it. Hey, you a little bit. You a little bit. Hey, you a little bit. Oh, there you go. You a little bit. There you go. L'uomo, siccome vede un disastro totale intorno a sé, è come se istintivamente gli viene da prendersela con chi l'ha creato, diciamo, nel senso che anche se non ci crede, per esempio, però comunque anche se tu glielo poni l'esempio, la possibilità che ci sia un creatore, e lui dice ma guarda come il mondo è intorno a noi, perché un dio per esempio ci lascerebbe così in mezzo a questo inferno, no? They don't question anything, nothing at all, and that is really bothersome. E io vedo che l'inferno invece proprio tutti i giorni lo vedo fare proprio alle mie persone più vicine, che di divino non hanno niente. Vedo che fanno loro stessi il male senza accorgersene, e scelgono sempre la via più semplice per non avere problemi. Certo, più facile da gestire, chiaro. È più facile da gestire l'ignorante, certo. Esattamente, certo. Quello. Solo che la gente ancora non ha capito che questi... Chi controlla è sempre dittatura, per quanto a te ti dicono che può essere democrazia. Finta. Su questo sono d'accordo con te. Assolutamente. Non vi chiedo di andare a fare come The Tank Man, no? Quello che va lì davanti ai carri armati in Cina, no? Basterebbe anche pochissimo. Però non lo fanno questo sforzo. Tipo, che ne so, parlo con qualcuno e dico queste cose. Però non voglio nessun tipo di ridicolizzazione, di presa in giro, niente, non voglio nessun tipo di problema. Siamo vicino a Rocca Antica. Tutti voi. Guarda dove sta questo. Allora, vediamo come è fatto un parco pubblico. Ho le giostre e le cose qua. Appoggio Mirteto. Questo è un parco pubblico. C'è una bella differenza con un parco che si trova a Roma, con tutte scritte, scarabocchie, sporco e tutto, no? Sembrerebbe come se l'ambiente influenza anche i comportamenti dell'animale uomo. Guarda, mamma, io non so come ringraziarti veramente. Lo scopo mio per cui faccio questi video è proprio questo, cioè far vedere quello che, cioè il contrario di quello che manda la TV, no? La TV ci vuole divisi, ci vuole vedere com'è in competizione uno con l'altro, e io con questi video voglio far vedere che invece non è così come dicono, no? E quindi è possibile, insomma, capirci uno con l'altro. A little bit here, a little bit there. That was up. You all get a share. You see? Ah, there is peace, eh? So,
This is why I'm telling you this all. This is how the world should be, you know. And not only a few wealthy families having it all, you know. We're destroying the world, and this is how it should be. Questo è il gigante Oreste, il gigante, ragazzi, visto dall'altra parte. Questo è il fiume Tevere. Finisce questo viaggio, ragazzi. Alla prossima.